Sunshine Beauty. Io sono Anna e oggi vi recensisco un prodotto per la skincare Evo Bio, un prodotto che ho preso nel mio haul su Bio Vegan il mese scorso, se non sbaglio. Ve lo avevo fatto vedere appunto in quel video. Se ve lo siete persi, vi lascio qua il link in una scheda. E sto parlando del tonico, della lozione tonica dell'Evril. Qui c'è scritto che è un'acqua floreale d'arancia, ecobiologica naturalmente, perché Evril è un marchio biologico, è certificata EcoCert, che ho saputo essere la certificazione molto più difficile da ottenere per un brand biologico. Sono 200 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi dall'apertura. Qui c'è scritto applicare dopo lo strucco con l'aiuto di un dischetto di cotone. Vabbè, tutti sappiamo come si applica un tonico. Poi tutto il resto non ve lo posso dire, perché qui è scritto comunque in francese. Comunque questa lozione tonica contiene anche acido salicilico, quindi è leggermente esfoliante. Allora, diciamo che questo è l'unico tonico ecobiologico che ho utilizzato fino adesso e che non insapona il viso, quindi questo è assolutamente un punto a suo favore per chi come me detesta i tonici che gli vanno ad insaponare il viso, come quello della Miniverde, come quello alla malva dell'Omia. Insomma, io fino adesso tutti i tonici ecobiologici che ho provato mi hanno insaponato il viso. Questo tonico qua non lo fa. Le cose giuste, questo è assolutamente, sotto questo punto di vista, è assolutamente promosso. L'odore non mi piace assolutamente, perché più che le arance, a me personalmente ricorda il disinfettante, ha un odore proprio stranissimo. Non lo so, a me non fa pensare alle arance, non è che io chiudo gli occhi e immagino alberi, una distesa di alberi di arance quando lo odoro. Onestamente a me fa pensare agli ospedali, ai disinfettanti che ci sono negli ospedali, quindi l'odore è assolutamente bocciato, ma anche la performance per quanto mi riguarda. Non mi piace, infatti voi direte, ma è abbastanza, ne ho consumato diciamo poco forse per voi per recensirlo, ma ci sono cose che non credo cambieranno con l'uso di questo tonico, anche se io lo avessi finito tutto quanto prima di recensirvelo, la mia idea sarebbe stata la stessa, perché quando comunque io lo passo, la mia pelle io non la sento umidata, mi lascia la pelle estremamente appiccicosa, e questo non credo che sia una sensazione che passerà continuando ad usarlo, perché comunque dalla prima volta che l'ho usato fino adesso lo sto utilizzando da circa, non so, 2 settimane, non ho idea, la prima volta che l'ho utilizzato mi ha sempre lasciato la pelle estremamente appiccicosa, e questa è una cosa che non mi piace nei tonici, e comunque non me la sento assolutamente né fresca né tantomeno tonificata, proprio per niente, assolutamente. Non ho visto, forse magari un po' di luminosità in più c'è data dal fatto che c'è acido salicilico che va a fare anche un leggero peeling sulla pelle, anche se credo che forse non è molto adatto alla stagione estiva questo tonico, non lo so, perché io non sono andata al mare per ora, quindi non vi so dire se macchia, però nel momento in cui io andrò al mare ho estremamente paura a passarmelo questo tonico, perché ho paura che mi macchi la pelle, quindi non credo che quando vado al mare io di mattina durante la mia skin care utilizzerò questo tonico. Infatti mi sa che mi conviene comprarmi un altro da utilizzare di mattina, e questo magari lo utilizzo soltanto di sera, perché utilizzarlo prima dell'esposizione al sole, non so, io quando l'ho comprato non ho fatto caso al fatto che c'era l'acido salicilico, altrimenti non l'avrei preso, non per la stagione estiva, magari l'avrei provato in inverno, ecco, al massimo, o in primavera per dare una spezzata di energia alla mia pelle, che comunque diciamo che non è che io veda tutta questa grande spezzata di energia, non lo so, non mi piace. Poi quando si asciuga mi lascia la pelle lucida, cioè secondo me questo dovrebbe essere un tonico, essendo all'arancia, all'acqua floreale di arancia, che secondo me dovrebbe essere abbastanza adatta a chi come me ha la pelle grassa, perché comunque l'arancia dovrebbe essere astringente, ma io non vedo nessun tipo di effetto astringente sui miei pori,
anzi mi lascia la pelle estremamente lucida quando poi si asciuga, quindi assolutamente queste non credo siano cose che cambieranno con il continuo di questo tonico. È un tonico assolutamente che boccio, che non vi consiglio di comprare. Spero che ne migliorino la formulazione, ma sicuramente io non lo comprerò più perché proprio non mi piace, a partire dall'odore, poi è scomoda anche l'apertura, che è molto dura. Cioè, certe volte non riesco neanche ad aprirla e qui sopra è molto, non lo so, molto viscido. Forse anche per questo mi lascia la pelle appiccicosa. Ecco, ho le dita delle mani che si appiccicano, insomma non mi piace. Lo consumo perché ormai l'ho comprato, magari lo consumerò soltanto di sera, nei giorni in cui mi capiterà di andare al mare. Però poi una volta finito, cosa che non vedo l'ora succeda, non lo comprerò mai. Ok ragazzi, questo è quello che penso di questa lozione tonica del The Drill. Se questo video vi è stato utile, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video. Seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, che è il social che uso di più. Ciao ciao!